Sei consegnato, semme che cercate, prendete me, lasciate loro. E tu, Signore, ti hai preso il nostro posto e ci hai voluto amare, oh Gesù. E vogliamo meditare il momento in cui, agonizzante, oh Gesù, ti sei sentito solo, ti sei sentito abbandonato e hai elevato la tua preghiera al Padre. E vogliamo, Signore Gesù, pregare insieme con te, vegliare. Non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me, dice i tuoi apostoli, i tuoi discepoli, quelli scelti. Gesù, non sono quei 12, ma quel numero ancora più esiguo, più bello. Visto trasfigurato sul Tabor, quei tre, oh Gesù, che avevi portato con te quando hai rianimato, resuscitato la figlia dell'arcisinagogo Gairo, quei tre che sono stati i tuoi fedeli testimoni, quelli che ti sei portato con te
Getsemani. Gesù, noi vogliamo essere tra quelli più intimi, tra quelli che pur nelle difficoltà non si lasciano vincere dal sonno, dalla depressione, dall'angoscia, dalla tristezza. E vogliamo stare con te, oh Gesù. Vogliamo stare con te quando tutti scappano. Vogliamo stare con te, oh Gesù, ai piedi della croce, dove c'è Maria, la madre tua, la Maddalena, dove ci sono gli ultimi che tu hai scelto perché fossero i primi. E noi, Gesù, vogliamo ai piedi della croce pregare per te, come pregò il salmista e come hai pregato tu, Gesù, con le parole del Salmo 21. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E per tutte le volte che ci siamo sentiti abbandonati, per le volte che ti abbiamo abbandonato, Gesù, che abbiamo abbandonato la nostra fede, che abbiamo abbandonato la Chiesa, vogliamo starti vicini a Gesù, vogliamo stare vicini a te in quest'ora di passione e vogliamo pregare con le parole che Gesù ha pregato sulla croce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
cena e non batte più me. Contro di te sono comico, contro di me sono come cani, hanno volato le mie mani, hanno volato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa, contare tutte le mie ossa. Per tutte le volte che abbiamo dovuto sperimentare la meschinità, la piccolezza, la fragilità, la miseria umana, per tutte quelle volte, oh Gesù, noi ti chiediamo misericordia. Misericordia per quanti, oh Gesù, hanno inveito contro di noi, contro la tua Santa Chiesa Cattolica. E vogliamo dichiarare, come hai dichiarato tu sulla croce, che tu, Padre, non sei lontano, che anzi sei più vicino di quanto noi possiamo vedere, quanto i nostri occhi non possono vedere. Tu, Signore, non sei lontano, mia roccia in te confido. Tu hai ascoltato il grido del tuo servo, quel grido silenzioso che diparte dal nostro cuore, Gesù, e giunge al cuore del Padre. Gesù, tu sulla croce, morente, con l'ultimo filo di voce che avevi, nella tua lingua, in aramaico, hai detto El Yah. E la gente vicina, non capendo, ha detto ecco, chiama Elia. Mentre quel El Yah significa El, Signore, Yah, Yahweh, tu sei qui. Sei qui per tutti i momenti in cui ci sentiamo abbandonati. Oh Gesù, dacci la grazia somma di comprendere che tu e il Padre e la potenza dello Spirito Santo, l'amore infinito che procede da te, Gesù, e dal Padre sono sempre presenti. Tutti ci possono abbandonare, ma non tu, oh Gesù, non il Padre. Il Padre mio mi custodisce nelle mani e nessuno mi può strappare dalle mani del Padre mio, tu hai detto, Gesù. E noi vogliamo metterci nelle mani del Padre e dichiarare che tu non sei lontano. Per tutte le volte che abbiamo pensato, Signore, che tu ci abbia lasciato i soli, anche per le volte che siamo andati via noi, oh Gesù, noi vogliamo dichiarare che tu non ci hai mai abbandonato, ma che tu ci sei venuto sempre incontro, ci sei stato sempre vicino, ti sei nascosto per lasciarci liberi, ma anche quando eravamo da soli e la nostra bocca si è aperta per implorare aiuto, tu non ce l'hai mai fatto mancare la tua mano. E noi vogliamo dirlo ancora una volta: tu, Signore, non sei lontano, mia forza, io confido in te. Ma tu, Signore, non sei lontano, mia forza, in te confido. Perché hai ascoltato il grido del tuo servo, il grido del tuo servo.
fai scendere la cascata delle tue misericordie, dalla sorgente zampillante del tuo costato, Gesù. Gesù, da quel costato ferito, eri già morto, Gesù, ma ancora doni vita. E da quel costato squarciato dalla lancia di Longino, Cassio Longino, il centurione romano che ha voluto profanare il tuo corpo, Gesù, da quell'atto di sfregio, oh Gesù, tu hai fatto scaturire la misericordia. Quanti sfregi nella nostra vita, Gesù, quante cattiverie. È proprio lì che tu ci inviti a far uscire misericordia dai nostri cuori feriti, peccati. E vogliamo dichiarare questo amore, Gesù. Vogliamo dichiarare il tuo amore. Dichiarare che tu ci ami, Signore. E vogliamo dichiararti anche il nostro amore, Gesù. Che ci hai amati per te. Innalza le tue mani e dice a Gesù quanto lo ami dal profondo del tuo cuore. Lo dica il tuo cuore: ti amo, ti adoro, Gesù, ti amo, ti adoro, Gesù, ti amo, Gesù, ti adoro. Per tutte le volte che non ti ho amato, ti amo, ti adoro. Per tutti quelli che non ti amano, che non ti adorano, io ti amo, Gesù, ti adoro, Gesù. E voglio stare con te, oh Gesù, condividere questa passione, che è amore puro, vero, immenso.
Cristo Gesù, perché la tua passione cancella le nostre iniquità, le nostre colpe, le nostre miserie, e fondi su di noi misericordia e grazia. Tu dimentichi il nostro errore, Gesù. Gesù, tu dimentichi il mio errore, la mia colpa, ma ricordi le tue promesse. Le promesse che hai fatto, Signore, attraverso i nostri santi padri, i profeti, coloro che sono stati precursori, o Gesù, alla tua prima venuta, ma anche le promesse, Gesù, che ci hai fatto attraverso la tua Chiesa, i tuoi apostoli, i tuoi santi. E grazie a Gesù, perché ancora oggi tu non ti stanchi di mostrare la tua misericordia, il tuo volto di infinita bontà e di amore attraverso i tuoi apostoli, attraverso Santa Faustina, attraverso Giovanni Paolo II, apostolo della tua misericordia, anche lui, attraverso tutte quelle persone belle, oh Gesù, che ci parlano del tuo amore. Le misericordie del Signore non sono finite, si estendono ancora oggi. E se tu dichiari la misericordia di Dio nella tua vita, la gloria di Dio scenderà. Le sue meraviglie, Dio manifesterà la sua onnipotenza, il suo essere Dio, il suo essere unico, nessuno è come Lui. Ho che lo stridore, hai ridato vita ai morti.
meraviglioso. Tu sei glorioso. Unici di madre vedova. E poi
posa ancora il tuo sguardo, Gesù, quando passerai. Posa il tuo sguardo, Gesù, su quelle madri che piangono per i loro figli. Su ciascuno di noi, oh Signore, che a volte piangiamo disperati. Per quelle persone che abitano il nostro cuore e sappiamo stanno vivendo la loro morte. Io mi abbandono a te, Gesù, al tuo immenso infinito amore misericordioso. Voglio essere abbracciato da te, nelle braccia tue, oh Gesù. Stringimi, avvolgimi e riempimi di te, del tuo Santo Spirito, quello Spirito che hai infuso sulla croce e che hai infuso entrando nel cenacolo. E ti chiediamo, entra in questo cenacolo stasera. Entra qui, oh Gesù, in questo giorno, e fondi il tuo Spirito, ricevete Spirito Santo. Sia una rinnovata Pentecoste per ciascuno di noi, oggi. Avvolgici, oh Gesù. Vogliamo toccare il tuo talento. Vogliamo toccare, oh Gesù, la legge dell'amore, e vogliamo lasciarci bagnare dal tuo sangue e dall'acqua che fluiscono da te. Rinnova la tua chiesa, oh Signore, passa, avvolgi la tua sposa col manto del tuo amore. Riempimi di te, Gesù, perché io ti possa portare ovunque tu mi mandi. E grazie, Gesù, per questo canto di Gemma. Grazie, Signore, perché sulla bocca dei bambini e dei lattanti tu poni una difesa, uno scudo contro nemici e ribelli. Signore, questo canto ti sta facendo questa lattante, questa bimba, è la difesa contro il demonio. Signore, grazie, perché quando i bimbi ti canta il cuore puro e il demonio fugge, il male fugge via ed entra la luce di Cristo. Fuggi le parti avverse, entra Gesù il Signore. Spalanca il tuo cuore a Cristo Gesù e Lui ti illuminerà. Lasciati raggiungere dalla luce di Dio, lasciati rivestire dalle vesti del suo amore, della sua misericordia, della sua grazia. Y
Signore, noi ricordiamo il nostro grazie, questo grazie di mescere nel nostro cuore, Signore, perché tu, Signore, ci hai portato in questo luogo che stai rendendo santo. Grazie, Signore, lode e gloria a te, Signore. Grazie.
della libertà che tu ci offri. Signore, noi sappiamo che tu ci hai guariti per mezzo delle tue sante piaghe gloriose, preziose. Signore, vogliamo dirti grazie dal profondo del nostro cuore. Vogliamo dirti il nostro grazie anche insieme a Maria, madre tua e madre nostra. Vogliamo dirti questo nostro grazie anche senza aver ancora visto le meraviglie che tu hai già fatto. Figlio
Fiducia, ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia. Amen. Gesù, confido in te. 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 Aleluya.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù, il santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedicimi, Signore, ti prego. Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci accomodiamo, sono 3 minuti.